Ciao a tutti. La Toscana è famosa per il suo patrimonio artistico, culturale e storico, ma anche per i suoi paesaggi e la sua gastronomia. In questo video vi mostreremo 10 luoghi che meritano una visita, ma non si tratta di una classifica. Ogni persona ha le proprie preferenze, e noi stiamo solo dando dei suggerimenti basati su alcuni parametri specifici, come l'aspetto architettonico, culturale e storico. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito cliccando sul pulsante qui sotto. Ora si parte, buona visione! Firenze è la culla del Rinascimento. La città è un museo a cielo aperto, ricca di capolavori di architettura, scultura e pittura, che testimoniano la sua gloriosa storia. Tra le attrazioni principali di Firenze, non possiamo non citare il Duomo, la cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la sua imponente cupola progettata da Brunelleschi, e il suo campanile disegnato da Giotto. Accanto al Duomo si trova il Battistero di San Giovanni, uno dei più antichi edifici di Firenze, famoso per le sue porte in bronzo. Un altro luogo imperdibile è la Galleria degli Uffizi, uno dei musei più importanti e visitati del mondo. Qui potrete ammirare i capolavori di artisti come Botticelli, Leonardo da Vinci, Raffaello, Tiziano e Caravaggio, tra cui la celebre Venere di Botticelli e la Madonna del Cardellino di Raffaello. In Piazza della Signoria si trova Palazzo Vecchio, la sede del comune e dell'antico governo fiorentino, che ospita al suo interno molte attrazioni, dagli affreschi di Vasari alle sculture di Michelangelo e Donatello. Nella piazza si trova anche la Loggia dei Lanzi, una galleria all'aperto che espone statue di epoca rinascimentale e barocca, tra cui il Perseo di Cellini e il Ratto delle Sabine di Giambologna. Da Piazza della Signoria si può raggiungere il Ponte Vecchio, famoso per le sue botteghe di gioiellieri e orafi, che si susseguono lungo il suo percorso. Sopra il ponte corre il Corridoio Vasariano, un passaggio coperto che collega Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, la residenza dei Granduchi di Toscana. Palazzo Pitti è un imponente edificio che ospita diverse collezioni artistiche, tra cui la Galleria Palatina, con dipinti di Tiziano, Rubens e Caravaggio, e la Galleria d'Arte Moderna, con opere della Scuola dei Macchiaioli e altri artisti italiani dell'Ottocento e del Novecento. Dietro Palazzo Pitti si estende il Giardino di Boboli, uno dei più bei giardini all'italiana, arricchito da fontane, grotte, statue e viali alberati. Firenze ha molto altro da offrire ai suoi visitatori, come la Basilica di Santa Croce, la Basilica di Santa Maria Novella, con il suo chiostro e il suo museo, la Chiesa di San Lorenzo, con le Cappelle Medicee e la Biblioteca Laurenziana, e la chiesa di San Miniato al Monte, che offre una splendida vista sulla città. Firenze è anche una città vivace e moderna, che offre una variegata scelta di ristoranti, caffè, negozi, mercati e locali notturni, dove potrete assaporare la cucina toscana, lo shopping di qualità e la vita culturale. Siena è una città che ha conservato intatto il suo aspetto medievale, con le sue strade tortuose, le sue piazze e i suoi palazzi gotici. Il cuore di Siena è Piazza del Campo, una delle più belle piazze del mondo, con la sua forma a conchiglia e i suoi 9 spicchi che simboleggiano il governo dei 9, l'antica magistratura che rese Siena una potenza economica e culturale. In questa piazza si svolge, 2 volte l'anno, il Palio, la storica corsa di cavalli tra le 17 contrade della città. Sulla piazza si affaccia il Palazzo Pubblico, la sede del Comune e del Museo Civico, che custodisce opere d'arte di grande valore, come il ciclo di affreschi del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti e Maestà di Simone Martini. Dal palazzo si può salire sulla Torre del Mangia, alta 88 metri, che offre una vista panoramica sulla città e sulla campagna circostante. A pochi passi da Piazza del Campo si trova il Duomo di Siena, una splendida cattedrale in stile gotico, con la sua facciata in marmo bianco, nero e rosa, decorata da sculture e mosaici. L'interno del Duomo è un trionfo di arte e bellezza,
con il pavimento a intarsio, il pulpito di Nicola Pisano e le statue di Michelangelo e Donatello. Siena ha molti altri luoghi di interesse, come la Basilica di San Domenico, che conserva le reliquie di Santa Caterina da Siena, la Basilica di San Francesco, la Chiesa di Santa Maria dei Servi, la Pinacoteca Nazionale. Siena è una città che vi sorprenderà con la sua ricchezza artistica, la sua tradizione e la sua atmosfera unica. E se volete assaporare la sua gastronomia, potete provare i suoi piatti tipici, come la ribollita senese, la pappa al pomodoro, i pici all'aglione, e come dolci il panforte e i ricciarelli. La prossima tappa è Pisa, una città che deve la sua fama alla Torre Pendente, uno dei monumenti più conosciuti al mondo per la sua caratteristica inclinazione. La torre si trova nella Piazza del Duomo, detta anche Piazza dei Miracoli, dove si possono ammirare anche il Duomo, il Battistero, il Camposanto e i musei. La piazza è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e rappresenta un capolavoro dell'architettura romanica pisana. Ma Pisa non è solo la torre. La città offre anche altri luoghi di interesse, come Piazza dei Cavalieri, dove si trova il Palazzo della Carovana, sede della Scuola Normale Superiore, una delle più prestigiose istituzioni universitarie d'Italia. Pisa è anche una città che si affaccia sull'Arno. Lungo le sue rive si possono ammirare palazzi storici, chiese e ponti, tra cui il famoso Ponte di Mezzo, dove si svolge il gioco del ponte, una tradizionale competizione tra le due sponde del fiume. Raggiungiamo ora Lucca, una città che ha mantenuto intatto il suo aspetto medievale, grazie alla sua cinta muraria del XV-XVII secolo, che circonda il centro storico e che è una delle meglio conservate d'Italia. La città è nota anche come la città dalle 100 chiese, per il gran numero di edifici religiosi di varie epoche e stili che si trovano al suo interno. Tra le chiese più importanti, possiamo citare il Duomo di San Martino, con il suo campanile asimmetrico. Altre chiese da non perdere sono la Basilica di San Frediano, con la sua facciata decorata da un mosaico bizantino, la Chiesa di San Michele in Foro, con la sua alta facciata romanica e la statua dell'Arcangelo Michele in cima, e la Chiesa di San Francesco. Tra i palazzi più belli di Lucca, possiamo ammirare il Palazzo Pfanner, con il suo giardino all'italiana e il suo museo, il Palazzo Manzi, sede della Pinacoteca Nazionale, e il Palazzo Ducale, che ospita la prefettura e il Museo del Risorgimento. Se siete amanti di fumetti, giochi e videogiochi, non perdete il Lucca Comics Games, una fiera internazionale, prima d'Europa e seconda al mondo. San Gimignano è una città che si distingue per le sue torri medievali, che le hanno valso il soprannome di Manhattan del Medioevo. La città conta 14 torri, ma ne aveva più di 70 in origine, quando le famiglie nobili le costruivano per dimostrare il loro potere e la loro ricchezza. Le torri si trovano anche nella Piazza del Duomo, il centro religioso e civile della città, dove si affaccia il Duomo, una basilica romanica che ospita al suo interno affreschi di ghirlandaio, Taddeo di Bartolo e Bartolo di Fredi. San Gimignano ha anche altri luoghi di interesse, come la Piazza della Cisterna, la Chiesa di Sant'Agostino, il Museo Archeologico, il Museo della Tortura e il Museo del Vino, che illustra la storia e la produzione della vernaccia di San Gimignano. Vi consigliamo di assaporare i suoi prodotti tipici, come lo zafferano e la vernaccia. Arezzo è una città che vanta una lunga e illustre storia, che ha lasciato tracce di arte e cultura in ogni angolo. La città fu sede di una delle più antiche università d'Europa e protagonista del Rinascimento toscano, grazie a personaggi come Francesco Petrarca e Giorgio Vasari. Arezzo è famosa per i suoi monumenti, tra cui spicca la Basilica di San Francesco, che custodisce al suo interno il ciclo di affreschi delle storie della Vera Croce, capolavoro di Piero della Francesca. Altri luoghi da non perdere sono il Duomo e la Chiesa di Santa Maria della Pieve, una delle più antiche chiese romaniche della Toscana. La città sa valorizzare le sue tradizioni, come la giostra del Saracino,
una rievocazione storica che si svolge due volte l'anno. Arezzo è stata anche una location importante per il film La vita è bella, di Roberto Benigni. Cortona è una città in provincia di Arezzo, situata a circa 500 metri sul livello del mare. La città ha origini etrusche, come testimoniano i numerosi reperti archeologici che si possono ammirare nel Museo dell'Accademia Etrusca. Tra le attrazioni principali della città possiamo citare il Duomo, la Chiesa di San Francesco e il Museo Diocesano. Cortona è anche una città che ha ispirato scrittori e registi, come Frances Maes, autrice del libro Sotto il sole della Toscana, e Roberto Benigni, che ha girato alcune scene del film La vita è bella. Ed eccoci giunti a Volterra, una città che vi farà viaggiare nel tempo, grazie alle sue origini etrusche. La città conserva anche monumenti romani, come il teatro e le terme, che risalgono al primo secolo avanti Cristo. Il teatro, in particolare, è uno dei meglio conservati della Toscana e può ospitare fino a 3.500 spettatori. Volterra è famosa per la lavorazione dell'alabastro, una pietra traslucida e pregiata, che potete ammirare nell'Ecomuseo dell'Alabastro. Volterra ha anche un legame con la saga di Twilight, in quanto è la città in cui si svolge parte della trama del secondo libro della saga, New Moon, scritta da Stephenie Meyer. Tuttavia, nel film del 2009, le scene ambientate a Volterra sono state girate a Montepulciano. Lasciamo Volterra, e dopo aver citato Montepulciano a proposito della saga di Twilight, andiamo a scoprire questa città, che vi incanterà con la sua eleganza e la sua bellezza, grazie al suo patrimonio architettonico rinascimentale. Tra le attrazioni principali possiamo citare il Duomo, che si affaccia sulla Piazza Grande, il centro della vita cittadina, il Palazzo Comunale, che ricorda il Palazzo della Signoria di Firenze, e il Palazzo Contucci. Montepulciano è famosa anche per il suo vino, il Nobile di Montepulciano, un vino rosso che si ottiene da uve sangiovese. Montalcino è una città che si trova a sud di Siena, famosa per il suo vino, il Brunello di Montalcino. Tra le attrazioni principali, possiamo citare il Duomo, la fortezza medievale che domina la città, e il Museo Civico e Diocesano di Arte Sacra. Nella piazza principale, Piazza del Popolo, si trovano il Palazzo dei Priori, sede del Comune, e il Palazzo Vescovile, che ospita il Museo del Vetro, che ripercorre la storia della nascita del vetro. Queste sono solo alcune delle mete imperdibili che la Toscana offre ai suoi visitatori. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile per organizzare il vostro viaggio in Toscana. Se volete vedere altri video sui luoghi più belli d'Italia e del mondo, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche, così non vi perderete nessun aggiornamento. Grazie per averci seguito. Alla prossima!